esatto. In seconda fila ti ricordo il tuo sogno, intanto, nel frattempo. Va bene. No, iniziamo subito, no? Aspettiamo ancora un attimo. Aspettiamo. C'è nessuno. No, perché mi piacciono queste cose, perché dovevano saperlo molte persone, in verità, non sa nessuno. Va bene, no, non è vero. No, no, è vero, adesso lo dico a mia mamma. Vabbè, avete sentito la voce di questo uomo? Sento tu le prime. Prego, come no? Io ho l'onore stasera di avere qui con me, qui al teatro Massimo. Forzami un po' la voce. Sì, anche a me. Sembra di parlare in un ciupacema. Un citofono. Bene, ho l'onore di avere sul palco due amici, ma due grandi professionisti che qualcuno di voi conosce, perché magari lo ascolta tutti i giorni, chi invece spegne la radio fa bene. Comunque, un grande amico da tanti anni, Max Borelli. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Facciamo la peggio, facciamo che ti presenta lui, che così bello, sì, proprio appianamento totale, va bene. Mio compagno di sventura al mattino su Radiolina dalle 10 alle 13, però lui a Radiolina c'è da tantissimi anni, è un il più grande fenomeno radiofonico degli ultimi 20 anni, signori, Matteo Bruni. Grazie, grazie. Aspetta, volevo utilizzare tutto quello che abbiamo utilizzato a pranzo. Forse secondo me qua manca bene. No, siccome oggi stavamo discutendo a pranzo sui congiuntivi, io volevo subito darti questa porta. No, forse l'unica vera voce nera ma italiana a tutti gli effetti. Luca Jurman! Grazie. Ieri sera eravamo a Sassari, perché continua, forse non so, magari faremo tutta l'Italia insieme, ma sarebbe bellissimo. Isole comprese, questa cosa ci piace perché, come diceva lui, vabbè, io e lui ci conosciamo da tantissimo tempo e già ieri sera ho fatto dei complimenti che generalmente io non faccio così tanto. €500 a degli artisti per fare i complimenti, non li faccio mai gratis. E anche il nero, io ho detto, e lo dico anche a voi, che questo signore si merita tutto il successo che sta ottenendo da un po' di tempo. Bene, va bene, grazie. Okay. Grazie. Con una domanda di quelle classiche. Sì. Ma Marco Carta lo senti ancora? Questa non era prevista, ma non era. No! No, voglio partire da qui. Parti da qui perché. Non so, credo che sia quella più utilizzata dal mondo intero, però quella che magari vogliono. Voleva, per caso era anche qui. No, ma non è un pubblico un pochino più adulto rispetto a quello che avevamo ieri, quindi forse ci avessi fatto la domanda sullo zio di Marco Carta, col fratello maggiore di Marco Carta. Mi interessa sentire questa cosa voi? Va bene, quindi. Allora, andiamo avanti. Appunto, brava, no? Perché no, è giusto l'aggancio a quello che lui ha fatto. Non possiamo dimenticare che Luca Jurman ha fatto Amici e che con Amici ha conosciuto, ha dato il là al grande successo di alcuni personaggi, e tra questi ci sono due sardi, Marco Carta e Valerio Scanu. E questo lui non se lo dimentica, anzi, ne parliamo anche, abbiamo parlato anche oggi a pranzo, quindi è impossibile dimenticare questo aspetto. E per questo però, però una cosa importante, ed è giusto quello che avete detto voi, siamo qui per parlare di un artista, lui, Luca Jurman, il suo libro, il suo talento, eccetera. Allora, la prima domanda è: come nasce questo progetto e perché? Beh, allora, questo progetto, qualche volta l'ho già detto anche nell'ultimo mese, però questo progetto nasce da una mia esigenza principalmente, nata tanti anni fa. Ero in giro a cercare di imparare a cantare, mentre già, bello, adesso sta modificando il suono, che bello, mi trasformo anch'io. Facciamo un applauso ad Andrea. Comunque,
giravo un po' il mondo per lavoro, non ho detto mille volte, vivo da una famiglia, quindi nasco da una famiglia estremamente umile, quindi le possibilità economiche non c'erano per nessuna cosa, però mi sono dato da fare, ho cominciato a lavorare nella musica, avendo iniziato prestissimo a suonare, e questo progetto nasce dal semplice fatto che andavo in giro per il mondo perché non trovavo delle risposte alle domande che mi ponevo io per il canto e per la voce sul canto moderno. Trovavo sempre delle incongruenze tra quello che io facevo studiando e quello che poi dovevo applicare. E allora ho detto, ma perché? Non so, insegno, qualcuno mi insegna pianoforte, io imparo il pianoforte, imparo come lo voglio. Ma come mai nel canto questa cosa non accade? Mi sono documentato, ho cominciato a studiare, mi sono reso conto che c'erano delle grandi falle, c'erano delle grandi confusioni. A riguardo, piano piano ho sviluppato la mia metodologia facendo ricerche scientifiche, ricerche sul campo, ricerche musicali e poi applicando già dall'inizio le mie prime ricerche da un allievo che poi ho portato avanti da tanti anni. Ecco, si aspettava un libro autocelebrativo, magari è rimasto un po' deluso, tra virgolette, perché questo non lo è, questo invece noi ormai da ieri lo chiamiamo il vademecum del... di chi vuole imparare a cantare e a suonare, e ci hanno detto delle cose molto importanti, quindi diciamo anche oggi ce lo siamo detti, qui c'è, questo libro va bene dalla casalinga al professionista che vuole, la casalinga che vuole magari, perché fai quella faccia? Perché anche per la casalinga va bene, tu sei una casalinga? Tu, sì, hai fatto, va bene per la casalinga perché anche la casalinga può avere delle doti nascoste, quindi imparare l'arte, noi cantiamo tutti i giorni mentre l'abbiamo in piazza. Ma lei, Susanna, va bene anche per il professionista perché apprende molto di più rispetto a quello che magari sapeva se ne ha voglia. Se vogliamo citare una casalinga, nel senso una che poi è scoppiata, Susan Boyle era una che non conosceva nessuno e è diventata quello che è diventata, stava a casa grazie al libro di Luca, grazie al libro. No, vabbè, comunque no. Poi serve anche per sfatare, diciamo, questa idea che ormai si sono fatti tutti che cantare lo può fare chiunque. Purtroppo non è così. Questo va detto, perché se no si illude in continuazione, si illudono ragazzi, si illudono persone, si illudono tutti. Cantare fisiologicamente, che vuol dire, cioè, a livello fisico, quindi per quello che l'anatomia, per quello che il nostro corpo ci permette, quindi di produrre dei suoni, delle note più o meno intonati a tempo e con un timbro carino, è un conto. Cantare a livello artistico, quindi avere la conoscenza per potersi esprimere attraverso il canto con le regole della musica, è un'altra cosa. Purtroppo queste cose vengono dette poco perché si crea un business anche in questo, quindi anche nelle scuole di canto, le scuole per bambini, le scuole per tutto, la scuola del canto interiore, la scuola del canto, cioè nascono un sacco di cose. La gente purtroppo spende un sacco di soldi cercando sempre comunque delle risposte che poi magari fa difficoltà a trovare, io ho voluto mettere per iscritto anche alcune purtroppo verità che possono essere scomode, però è anche giusto che qualcuno lo dica, non volevo essere io, però al momento in cui vedo che intorno a me tutti tacciono, ho pensato che fosse cosa importante dire quello che penso riguardo alla musica e fare qualcosa per la musica. Tra l'altro stamattina in radio tu hai detto che il libro doveva uscire molto prima di quando è uscito. Assolutamente, sì. Ho detto questa cosa perché infatti il progetto non è una cosa di ieri, non è una cosa di adesso. Il progetto della metodologia è una cosa che esiste da tanti anni. Poi avevo un contratto, la realtà poi anche questa, che avevo un contratto inizialmente con un'altra casa editrice che per le mie partecipazioni televisive io ritardavo la consegna di questo materiale, a un certo punto mi ha detto signore, non è stato un piacere, ma lei possiamo aspettare, perché erano interessate solo esclusivamente alla metodologia. Io non comprendevo perché dicevo, ma come? Sto andando in televisione a dire quello che poi pubblicheremo. Invece è andata così. Poi cosa è successo? Che la mia partecipazione ai programmi televisivi in realtà mi ha dato un punto di vista in più. Cioè mi ha dato un altro punto di vista, quindi mi ha dato la possibilità di fare dell'esperienza e vedere anche nel campo televisivo e toccare con mano e vedere e provare con i miei occhi quello che succedeva, e c'erano alcune cose che andavano bene, alcune cose che secondo me non andavano bene.
e anche quelle non mi si è per iscritto, quindi se non ho una testa di cavallo usata sulla finestra è perché mi sono per iscritto, è chiaro.